Momenti di grande apprensione per Fedez, colpito da un malore improvviso che ha portato l'ex moglie Chiara Ferragni a mettersi in contatto con la madre del rapper, Tatiana, per avere aggiornamenti sul suo stato di salute. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Anche se Fedez ha rassicurato i fan dicendo «non sono in fin di vita», la preoccupazione rimane alta. Chiara Ferragni, attualmente a Madrid con i figli, ha espresso la sua inquietudine per le condizioni dell'ex marito. Fedez ha cercato di tranquillizzare tutti attraverso una storia su Instagram. «Ciao a tutti, volevo assicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita». Il malore che ha colpito il rapper arriva dopo una serie di problemi di salute. Nella primavera del 2022, Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas. A settembre 2023, è stato ricoverato al Fate Bene Fratelli di Milano per due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Solo ieri mattina, lo staff del rapper aveva dichiarato un aggravamento delle sue condizioni, portando Fedez ad annullare la partecipazione alla prima puntata di «Da vicino nessuno è normale», il programma di Alessandro Cattelan su Rai 2. Secondo Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, la vita notturna e le bevande alcoliche di cui sta facendo uso in questo momento sono irrilevanti rispetto alla malattia e ai problemi gastrici che ha avuto. Il problema è la malattia che purtroppo rimane. Sabato è stato ricoverato d'urgenza ed è per questo che non ha potuto partecipare alla trasmissione di Cattelan. Ieri si è riposato con i figli e oggi lo stesso. Oltre ai problemi fisici, Fedez ha affrontato anche gravi difficoltà di salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci. «Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne», aveva dichiarato a ottobre dello scorso anno, dopo che la Rai aveva inizialmente bloccato la sua intervista «Belve» di Francesca Fagnani. Il rapper sta anche affrontando guai legali. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez è stato indagato per rissa in seguito a un pestaggio avvenuto sotto casa di Cristiano Iovino. Questo periodo non sembra essere dei migliori per Fedez, ma il rapper continua a ricevere il sostegno dei fan e della sua famiglia, sperando in un rapido miglioramento delle sue condizioni di salute. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.